qua iniziamo, ragazzi. Daniele, vittoria con grande sofferenza nel finale. Sembrava un po', sembrava subito risolta, bravo, nel primo tempo, anche dopo il 3-1 invece abbiamo rimesso un po' in gioco. Serie A è così, Serie A, partite semplici non ce ne sono, e bisogna anche essere contenti di averla vinta, comunque sono 3 punti importanti. Abbiamo visto il giocare di oggi, era importantissimo, tutto e mai invece e tenere il passo degli altri, di prendere qualche punto alla Juve. Siamo, dobbiamo essere contenti, sicuramente c'è da fare. Ci sono da fare alcuni miglioramenti, ma una vittoria importante e non facile, visto che hanno pareggiato con Napoli, con l'Inter, quindi una squadra pericolosa. Tanta emozione per le 400 presenze? Ma sì, insomma, fa sempre piacere raggiungere questi step. Diciamo che quando fai così tante partite, tutto con la stessa maglia, poi te ne dimentichi, no? La cosa più importante sarebbe quella che può sempre di mettere qualcosa in bacheca, cercare di ritornare a vincere qualche trofeo, in corsa per tutti e tre, quindi questo è un anno buono, vicino alle prestazioni possono essere più o meno buone, la squadra è forte, oggi c'era qualche infortunato, non è mai facile le partite che sembrano già tutte in partenza. La squadra ha avuto delle difficoltà, ma anche a vincere le partite sportive, era quello che chiedevamo sempre a Roma. Daniele, come hai visto che è sembrato? Sembrava, ha fatto una buona partita, il primo tempo la partita l'abbiamo subito messa tra virgolette al sicuro, poi al sicuro non era. Però lui l'ho visto bene, mi stiamo vedendo molto meglio in allenamento rispetto all'anno scorso quando era arrivato, che sembrava un ragazzo di un altro livello rispetto al nostro, invece adesso sta bene, sta alla pari con noi, sono contento che abbia giocato e sono sicuro che si guadagnerà il suo spazio anche in questa squadra. Ci dimentichiamo mai quando lo valutiamo che è un 97, quindi non è facile giocare a questi livelli a 19 anni. Senti, in vista del derby, le tue sensazioni, cosa puoi mandare un messaggio ai tuoi ragazzi? No, che messaggio? A 20 anni non davo i messaggi. Diciamo, no, grande rispetto di una squadra forte. Cioè, l'anno scorso giocavamo derby e prima della partita eravamo consapevoli di essere direttamente più forti. Quest'anno la squadra Lazio è forte, compatta, è squadra. Quindi sarà una partita bella, importante un po' per il discorso cittadino, ma questa storia delle curve sta perdendo sempre più valore da quel punto di vista, sta acquistando dal punto di vista della classifica, perché tutte e due le squadre stanno facendo, cioè, noi un punto in più, ma siamo tutti e due allo stesso livello, abbiamo un attimo. Senti, già 3 sconfitte per la Juventus, è una squadra più vulnerabile rispetto agli altri anni? Ma non lo so. A volte sembra vulnerabile, ma tante partite in cui è sembrata meno forte gli altri anni poi ha portato a casa i 3 punti. Ci siamo fatta per oggi, parlavo di una squadra che era imbattibile, ha perso 2 partite, 3-14, e i nostri ruolini di marcia sembravano molto, molto miseri, proprio perché loro erano vinte quasi tutti. È una squadra che dà la sensazione di non essere forte, forse come quella del primo anno di Conte, che era quella del secondo anno, che fecero 100 punti, che sembrava veramente imbattibile e insuperabile, ma è sempre una squadra che poi i numeri parlano chiaro. A voi sembra più vulnerabile, a volte sembra meno forte gli altri anni, oppure è prima a 4 punti dalle seconde. È sempre una squadra fortissima. Speriamo che non ricominci a mettere la maschera degli invincibili, superabile, insomma, che tenga un ritmo umano per questo campionato. Grazie.